Boh, buongiorno mondo. Shh, piano, che è ancora presto. Sono solo le 4:41 qui. Da voi saranno le 5. 41. Mi accingo adesso a farmi un bel caffè, il mio primo e ultimo, e unico, cioè caffè, perché non ne posso di più. Belli i miei capelli, è proprio quando li lavo, shh, prendono vita. E poi oggi farò la torta con... Qui sono tutti gli ingredienti, abbiamo il latte, le uova, il burro, il miele, il cocco, abbiamo della uvetta, abbiamo delle mandorle e ci metterò anche delle mele. Faccio una bella torta ricca per quando si sveglia mia figlia, perché mi piace che se si svegli col profumo di naturalmente cannella, limone, e la vaniglia. Stanotte non riuscivo a dormire, ho letto 50 pagine per adesso, perché poi mi prendevo. Molto bello, me l'ha prestato mia figlia, mi ha consigliato, infatti ha ragione, molto bello. È un libro che parla di fantasmi, a ghost story, è tutto basato sulle Ande, no, verso l'Himalaya, non sulle Ande. Parla anche addirittura di candle, dove vivevamo prima, delle mint cake di candle e varie altre cose. Perché sono degli inglesi che stavano andando nell'Himalaya. E certo, è bellissimo, comunque molto bello. È di Michelle Power. È molto bello, lo consiglio. Molto bello. Lo consiglio a chi vuole. Himalaya nel 1935. Sacred Mountain, biggest killer of the all. Five Englishmen, cinque uomini inglesi con coraggio cercano di arrivare alle Ande praticamente, ma nell'andare incontreranno l'oscurità. Ma cosa porterà loro questa oscurità? Non lo so, perché sono solo al 50. 50, non vedo l'ora di finirlo, però per adesso. Bevo il caffè, abbassiamo la voce, che cavolo, e poi mi metto a lavorare sulla torta. Eccoci qua, facciamoci la codona. Ecco qua, come state? Come state? Come state? Naturalmente Felice Equinozio, mi ha fatto ridere il mio amico, ha messo Gino, ha messo un cavallo che dormiva, Equinozio. E io, va bene, è pazzo. A me piacciono i pazzi, gli amici pazzi. Bene, bene, bene. Altro cosa vuol dire? Più tardi, naturalmente purtroppo hanno chiuso proprio il bosco, andrò nella campagna, che per celebrare questo meraviglioso giorno. E buongiorno mondo, un abbraccio a tutti. Il sole vi scalda il cuore e vi venga solo voglia di viverla questa vita, per quanto alle volte sia amara, anche quella parte dolce e bella da affrontare ogni giorno. E un pizzico di peperoncino, naturalmente, nella vita ci vuole sempre. Sto raccontando la vita di una cucina, praticamente per me la vita è cucinare. È come un buon pasto, come un buon... devi gustare ogni momento. Con dolcezza, ma anche un pizzico di peperoncino. Vabbè, basta. Mi fermo qui, mi bevo il caffè e via, si cucina. Ciao mondo, volo in alto.